Al via le somministrazioni di anticorpi monoclonali al Policlinico di Bari sui primi pazienti positivi al Covid-19. Un 38enne, il primo a ricevere la dose. Da oggi i medici di medicina generale possono ritirare le dosi di vaccino dagli hub per vaccinare a domicilio. A Bitonto gli operatori mercatali in protesta, in zona rossa la situazione sta precipitando, dopo le festività pasquali pronti a riaprire anche se non sarà consentito. Intanto arrivano 4 milioni per i commercianti ambulanti pugliesi danneggiati dal Covid. Eli Soccorso salva la mamma e la piccola Jennifer, nata in casa prematuramente, e il giovane padre che fa nascere la piccola guidato dalle indicazioni telefoniche dei medici. Succede a Biccari, nel Foggiano. Edizione della sera della nostra informazione, ben ritrovati. Partiamo subito con i dati di contagio da Covid nella nostra regione. Registriamo un lieve calo, intanto 12.234 i test effettuati, 1.527 i casi positivi nelle ultime 24 ore, dunque un'incidenza del 12,48%. Purtroppo sono 35 i decessi, 139.513 sono i pazienti guariti, 46.776 sono i casi attualmente positivi. Questi i numeri, intanto sono iniziate a Bari, al Policlinico, le prime somministrazioni di anticorpi monoclonali sui primi pazienti positivi al Covid-19. Allora, vi volevamo dare conferma che possiamo iniziare con la procedura dei monoclonali, quindi potete preparare, sta arrivando il nostro ausiliario. Un'arma in più contro il coronavirus. Al Policlinico di Bari sono stati somministrati sui primi pazienti Covid gli anticorpi monoclonali ed è stato definito un percorso protetto di presa in carico di soggetti elegibili al trattamento secondo i criteri stabiliti dall'AIFA. È stato attivato un indirizzo mail dedicato per raccogliere i moduli con le richieste di eleggibilità al trattamento e le prime segnalazioni sono arrivate già nello scorso weekend. Il gruppo di lavoro multidisciplinare, con il coinvolgimento di infettivologi, pneumologi, rianimatori e internisti, ha valutato le singole schede cliniche e validato la proposta terapeutica, richiedendo la fornitura del farmaco alla farmacia ospedaliera. Nell'ambulatorio di malattie infettive è stata eseguita con successo la prima somministrazione per via endovenosa su un uomo di 38 anni a pochi giorni dall'insorgenza dei sintomi. Fatta in farmacia, come normalmente viene fatta con i monoclonali, e quindi noi andiamo a ritirare direttamente il farmaco già preparato e provvediamo alla somministrazione. L'utilizzo tempestivo della terapia a base di anticorpi monoclonali ci permette di limitare il danno clinico, ma soprattutto potremo ridurre anche il numero di pazienti che con la progressiva evoluzione della malattia finirebbero per arrivare ai nostri pronto soccorso e nei reparti Covid dell'ospedale, spiega il direttore generale del Policlinico di Bari, Giovanni Migliore. Adesso parliamo di vaccini. Al via la campagna dedicata alle somministrazioni a domicilio da parte dei medici di famiglia per gli ultra ottantenni non in grado di muoversi. In cima alla lista dei destinatari a Putignano, un 87enne allettato e sua moglie caregiver. Il momento tanto atteso per le vaccinazioni a domicilio. È partita così, nelle parole della dottoressa Rosa Donna Loia, camice bianco di medicina generale, la campagna dedicata alle prime vaccinazioni a domicilio da parte dei medici di famiglia per ultra ottantenni non deambulanti nel distretto di Putignano. Primo test su base territoriale a tema. Il direttore del distretto ha consegnato 100 dosi sulle 400 programmate targate Moderna. In cima alla lista dei destinatari un 87enne allettato, sua moglie e poi un 94enne. Ed è così anche nelle altre province, a partire dai grandi centri del Foggiano e in queste ore anche dal Brindisino. È il primo caso di caregiver, la signora è la moglie del paziente, anche lei ha molti problemi, però è l'unica che vive a domicilio col paziente e che vacciniamo come caregiver anche se ha meno di 80 anni. Di pari passo si continua a immunizzare i soggetti fragili nei centri dialisi della ASL Barese. Al Policlinico nel capoluogo il via è arrivato con una trentina di pazienti dializzati, ma c'è anche chi è affetto dalla cosiddetta febbre mediterranea. Due giorni per avviare le somministrazioni che andranno avanti per tutta la settimana anche ad Altamura, Bitonto, Monopoli, Conversano e Gioia del Colle, oltre ai centri privati si intende, per
per un totale di 854 dosi già calendarizzate, intanto oltre 6.000 i pugliesi classe 42 e 43 che hanno dato la loro adesione nel primo pomeriggio di attivazione del sito regionale dedicato alla campagna, conoscendo ora il luogo del loro appuntamento. È in atto una suddivisione per comuni, tra i 5 comuni del distretto, con la preparazione, il supporto alla cura del distretto e quindi la esecuzione a cura dei medici in generale che sono in piena autonomia responsabilizzati ad effettuare i vaccini a domicilio. E nell'ospedale Covid in Fiera a Bari ci sono 34 pazienti in terapia intensiva, ma è prossima l'attivazione di nuovi moduli per garantire l'assistenza a 42 ammalati contemporaneamente. Si era partiti con 24 posti, ma via via prosegue il potenziamento per dare respiro agli altri ospedali. Complessivamente in questo momento nella maxi struttura gestita dal Policlinico Barese ci sono quasi 100 pazienti, ma in serata è previsto il trasferimento di altri pazienti. Nucleare, la regione ribadisce il no all'ipotesi di un deposito di scorie su territorio pugliese. La giunta approva le controdeduzioni tecniche, criteri di idoneità dei siti non verificati, pronti a qualunque azione politica e legale, dicono da Via Gentile. La regione ribadisce il suo no alla localizzazione su territorio pugliese del deposito nazionale di scorie nucleari. Stavolta ufficializzarlo è il documento della giunta con le controdeduzioni che segue a ruota quelle della Basilicata, già consegnate sui tavoli della Sogin all'inizio del mese e dunque senza fare ricorso alcuno alla proroga sui tempi concessa dal mille proroghe che pure ha portato a 180 i 60 giorni previsti inizialmente per la redazione dell'atto. Siamo pronti a mettere in campo qualunque azione politica e legale a tutela della salute dei cittadini, fanno sapere dall'ente di Via Gentile che pure a gennaio aveva istituito un tavolo di coordinamento guidato da governatore e assessore all'ambiente. La verifica dei criteri di esclusione e di quelli di approfondimento usati per dichiarare idonei i 5 siti individuati ricadenti nei comuni di Altamura, La Terza e Gravina non avrebbero infatti tenuto conto degli studi di ricerca più recenti, spiegano dalla struttura. Dalla ricognizione scientifica è emerso che tutti i criteri in questione risultano non verificati e dunque neppure utilizzabili. All'interno le osservazioni dei sindaci dei palazzi comunali di Acquedotto Pugliese, università e ordini professionali, l'insediamento del deposito e del parco tecnologico annesso, si legge nel dossier, inficerebbe irrimediabilmente la vocazione turistica di quest'angolo di Puglia. Adesso parliamo di Xylella. La battaglia della Regione Puglia passa anche dall'uso di biopesticidi autorizzati e prodotti naturali a patto che abbiano dimostrato efficacia nelle sperimentazioni. L'annuncio della titolare dell'ambiente Anna Grazia Maraschio. La lotta alla xylella della Regione Puglia può contare ora su un'arma in più, l'utilizzo di biopesticidi autorizzati e prodotti naturali che abbiano dimostrato efficacia nelle sperimentazioni. Lo conferma la titolare dell'ambiente, Anna Grazia Maraschio, dopo i vertici con le associazioni di categoria e le università convocati la scorsa settimana. Una strategia che, se valida, potrà farsi modello esportabile anche nelle altre regioni colpite dal flagello. In compenso, nessun vincolo rimosso né la volontà di abbassare la sticella. Fanno sapere da Via Gentile, il piano di contrasto al batterio infatti non prevederà alcun obbligo nell'utilizzo di pesticidi che rischiano di danneggiare interi ecosistemi, specie ed habitat bioautorizzate, ma solo la possibilità di utilizzare gli strumenti in questione. Una precisazione che serve a rassicurare organizzazioni di settore che pure erano pronte a salire sulle barricate. Non esistono soluzioni semplici a un problema complesso, avevano subito messo in chiaro da Confeuro. I 4 insetticidi proposti sono ad ampio spettro e molto velenosi per suolo, acque, piante e animali. Una misura in aperto contrasto dunque, non soltanto con la nuova strategia europea della biodiversità, ma con l'intero impianto del Green Deal, rimasto finora su carta, la denuncia. Chiedono di investire le risorse europee in buone pratiche sostenibili e nella protezione delle piccole aziende che difendono la biodiversità. Insomma, il messaggio, niente scorciatoie, con il rischio che gli effetti collaterali superino di gran lunga gli eventuali benefici. A Oria, nel Brindisino, in una masseria abbandonata, cumuli di rifiuti sanitari pericolosi.
Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Non sappiamo cosa ci sia davvero in quelle buste trovate insieme ad altra immondizia nella stalla di Masseria Salinelle, nell'omonima contrada che si affaccia sulla strada provinciale che collega Ori al vicino santuario di San Cosimo alla Macchia. Non sappiamo se davvero all'interno di quei bustoni gialli abbandonati ci siano magari mascherine usate, guanti in lattice, forse dei camici. Non sappiamo neppure chi sia stato. Più facile invece capire il perché. Perché piuttosto che smaltire, piuttosto che differenziare e seguire le regole, un altro posto nascosto, lontano dalla telecamera e controlli, è stato trasformato nel tempo e con il tempo in una sorta di hub per l'abbandono indiscriminato di rifiuti, anche sanitari, anche pericolosi, anche a rischio infettivo. Edizione provinciale della nostra informazione. Apriamo con gli operatori ambulanti in protesta a Bitunto. La zona rossa non ha fatto altro che accentuare la crisi. La situazione sta precipitando e si dicono pronti addirittura a riaprire dopo le festività pasquali, anche se non sarà consentito. Lo Stato italiano in modo discriminatorio ci ha tolto la possibilità di lavorare, perché come sapete bene la maggior parte degli esercizi commerciali sono aperti e noi, pur avendo la stessa possibilità di vendere quel tipo di prodotti espressamente richiamati dal DPCM, non possiamo operare perché siamo ambulanti, perché abbiamo il marchio di chi contagia le persone. Questo è il concetto. Quando proprio in quest'area abbiamo rivisitato le postazioni, sono state allargate, sono stati eliminati diversi posteggi proprio per creare una zona sicura, anti-Covid. C'è stato un lavoro enorme che ha fatto l'amministrazione comunale per questa cosa qui. Però lo stesso non abbiamo diritto. Nessuno ci può aiutare. Abbiamo questo disperato bisogno di non solo mangiare, ma anche di eliminare, di vendere quel materiale che noi abbiamo acquistato, perché come conosce bene il nostro Presidente del Consiglio, il nostro Governatore, la pianificazione degli acquisti si fa tempo prima, quindi noi abbiamo già acquistato da 3 mesi il prodotto, ce l'abbiamo bloccato in magazzino, adesso queste giornate calde ci mettono ancora di più in difficoltà, perché la manica lunga, il primaverile, non riusciremo più a venderlo, e a questo si aggiunge quello dell'anno scorso, che abbiamo ancora in magazzino. E immaginate quante pendenze abbiamo con i grossisti che non possiamo onorare perché non abbiamo la possibilità materiale di vendere, con i figli che hanno delle necessità impellenti. Diceva un collega ieri, non riesce più a acquistare un computer per poter fare la DAD. Quindi questa è la realtà. Voi state guardando oltre, non state guardando veramente la categoria che ha costruito l'Italia. Noi siamo la spina dorsale dell'Italia. Il commercio ha creato l'Italia. Se ci blocchiamo noi, le pensioni, i pagamenti alle pubbliche amministrazioni, tutto quello che noi diamo attraverso i nostri pagamenti, non ci sarà più, perché il 50% di noi già in fase fallimentare. Il 7 dopo Pasqua, anche se è già tardi, faremo un'apertura imperativa. Faremo comunque quello che dobbiamo fare per necessità. Intanto però è stata allargata la platea dei beneficiari degli aiuti previsti per i commercianti ambulanti pugliesi danneggiati dall'emergenza Covid. Con 34 voti a favore, il Consiglio regionale concede a tutti gli esercenti del settore la possibilità di chiedere il sostegno economico. Inizialmente invece la legge di bilancio approvata lo scorso dicembre riconosceva l'aiuto solo ai fieristi e a coloro che operano nelle sagre. La somma a disposizione, lo abbiamo detto nei nostri titoli, è di 4 milioni di euro. Focolaio nell'istituto Regina Pacis a Ceglie del Campo a Bari. 4 suore sono morte a causa delle complicazioni del virus. Nessun ospite della struttura era stata vaccinata. Il focolaio all'interno del convento della Congregazione delle Suore Adoratrici del Sangue di Cristo sta preoccupando particolarmente l'ASL. Il cluster scoppiato nelle ultime 2 settimane ha già mietuto 4 vittime tra le suore residenti nell'istituto Regina Pacis di Ceglie del Campo a Bari. Nessuna di loro era stata sottoposta al vaccino, probabilmente in quanto la struttura doveva rientrare nel luogo di comunità inseriti almeno nella prima stesura del piano vaccinale. Le
quattro donne, la più grande aveva 104 anni, la più piccola poco più di 80, nei giorni scorsi sono decedute per le complicazioni del virus, che non ha risparmiato nessuna fra le ospiti dell'istituto, tutte particolarmente anziane e fragili. 5, compresa la madre superiore, sono ricoverate in ospedale in condizioni particolarmente serie. Altre 18 sono invece in isolamento all'interno della stessa struttura. Secondo le sorelle, il virus è arrivato sicuramente dall'esterno, in quanto i servizi di assistenza alle ospiti della struttura sono affidati ad una cooperativa esterna. Sono 3 al momento le operatrici sanitarie impegnate nella struttura e che stanno cercando di fronteggiare la situazione. L'ASL di Bari ha eseguito i tamponi a tutte le suore e sta monitorando il focolaio. Adesso finalmente vi raccontiamo una bella storia, quella della piccola Jennifer, nata prematura in casa e salvata dal giovane padre, guidato dalle indicazioni telefoniche dei medici e poi dall'elisoccorso prontamente intervenuto. La bambina sta bene, pesa 2,290 kg. Quando infondere e insegnare forza e coraggio è una piccola e gracile vita che combatte per venire alla luce, non si tratta di una semplice notizia e storia come tante. La piccola Jennifer aveva fretta di nascere ed è così che il parto è avvenuto all'interno delle mura domestiche di un'abitazione di Biccari. Ricevuta la richiesta di intervento urgente da parte della centrale operativa del 118, tutto il personale medico impegnato in quel momento si è subito dato da fare per guidare innanzitutto telefonicamente il padre della bambina per il supporto necessario alle manovre del parto, ma una volta resisi conto delle criticità che stavano emergendo, il direttore facente funzioni della centrale operativa, il dottor Vincenzo Colapietro, e il dirigente medico, dottor Francesco Niglio, hanno immediatamente attivato il servizio di elisoccorso. Preziosi sono stati anche gli interventi del sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, e della locale protezione civile, che hanno permesso l'uso dello stadio per far atterrare l'elisoccorso. Adesso la piccola Jennifer e la mamma sono in ottime condizioni cliniche e sono assistite dal personale della struttura di terapia intensiva neonatale e da quello della struttura di ginecologia e ostetrice ospedaliera del Policlinico Riuniti di Foggia. È stata una cosa bellissima, però molto paurosa, perché da lì non sapevo cosa fare, perché mia madre ha detto: Manuele, è nata la bambina. Io ho detto: mamma, sì, veramente, sì, è nata la bambina. Allora io sono andato lì di corsa, sono andato su e ho visto la bambina che non respirava più e c'aveva il cordone ombelicale travagliato su, vicino alla gola. Io la prima cosa che ho fatto, ho visto il cordone ombelicale, ho tolto il cordone ombelicale dalla gola e la bambina ha iniziato a piangere. E da lì è stato un sorriso per me, cioè, anche se piangevo, perché ho salvato mia figlia, anche se è la terza figlia, ma come ho detto prima, i figli sono uguali. Non faccio preferenze. È arrivato l'elisoccorso ed è andato tutto poi per il meglio. Sì, voglio ringraziare sempre il sindaco, grazie a lui, che sinceramente non me l'aspettavo, in che senso, perché non sapevo che dava lui le indicazioni di queste cose. Però voglio dire mille grazie, sono contentissimo, anche perché mia moglie è una ragazza molto dura, anche se ha sofferto abbastanza. Sono contento, anche per lei, per mia suocera che mi è stato molto vicino, e sono orgoglioso di tante cose. Molto coraggioso questo papà. Con le richieste di costituzione di parte civile delle curatele fallimentari delle società Fimco e Maiora, della nuova gestione della Banca Popolare di Bari e di 4 azionisti, è cominciato davanti al Tribunale di Bari il processo nei confronti di 14 imputati per i reati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio relativi al crack delle 2 società del gruppo imprenditoriale Fusillo di Noci. Tra gli imputati Gianluca Iacobini, ex condirettore generale della Popolare di Bari, Nicola Lopez, Perfido, ex responsabile della direzione business, e l'imprenditore Girolamo Stabile. Finiscono in carcere ai domiciliari 3 componenti della banda di borseggiatori individuata dai carabinieri di Castellana Grotte nel Barese, vittime preferite gli anziani che avevano da poco riscosso la pensione.
Uno dei componenti era noto negli ambienti criminali come Tonino Mani d'Oro. I carabinieri di Castellana Grotte hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Bari a carico di 3 individui ritenuti una banda di borseggiatori specializzata in furti e danni di anziani nelle vicinanze degli uffici postali. I fatti risalgono al febbraio 2020, quando dai carabinieri è arrivato un 80enne il quale, sconfortato, ha denunciato che poco dopo aver prelevato la pensione gli si era avvicinato un uomo facendogli notare di essersi sporcato e con la scusa di aiutarlo a smacchiarsi aveva trafugato nella sua giacca. Solo a quel momento la vittima si era accorto di aver perso il suo portafogli con la pensione di circa 700 euro. Acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza dell'ufficio postale, i militari si sono accorti di 2 individui fermi all'esterno che in realtà stavano adocchiando coloro che prelevavano denaro, sceglievano la vittima e in seguito, facendosi segno con dei gesti, indicavano al terzo complice il momento di entrare in azione. Quindi, dopo averlo macchiato con del liquido, verosimilmente vernice, con la scusa di aiutarlo, uno di essi gli sfilava il portafogli. Dopo aver accertato il modus operandi, gli investigatori sono risaliti alle identità degli indagati, un 58enne, un 61enne e un 28enne. Per due di loro è stata disposta la custodia in carcere, mentre per uno degli arrestati i domiciliari. Un 40enne foggiano è stato ferito con un coltello alla schiena e alle gambe nel centro storico del capoluogo Dauno. È ricoverato in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia e non è in pericolo di vita. L'uomo, a quanto pare, ha precedenti penali per reati contro il patrimonio e stupefacenti. Sul posto, allertati dagli operatori del 118, sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Gli agenti vogliono capire se nel pomeriggio l'uomo abbia litigato con qualcuno che poi possa averlo accoltellato. Gli investigatori stanno anche verificando la presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona. Si chiama Sprint Lab, il programma di formazione innovativa, accompagnamento e assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro sviluppato da The Hub Bari. Al via l'8 aprile la quarta edizione. Con Sprint Lab ci occupiamo sostanzialmente di formazione, soprattutto in ambito giovanile sostanzialmente. Cerchiamo di costruire giornalmente un ponte tra i ragazzi e coloro che vogliono avvicinarsi al mondo dell'imprenditoria, della tecnologia e dell'innovazione e il mondo del lavoro. Come lo facciamo? Con la programmazione annuale di Sprint Lab, che appunto, come ha detto prima, è alla quarta edizione e che è stata lanciata proprio oggi e inizierà ufficialmente l'8 aprile con una serie webinar gratuita dedicata a coloro che vogliono avvicinarsi al mondo startup, che appunto si chiama Startup Pills, in cui faremo appunto formazione per i ragazzi che vogliono appunto approcciare questo nuovo mondo e lo faremo con una serie di professionisti provenienti da tutta Italia, ovviamente sarà online, in cui ci sarà appunto questo dibattito che verterà su diverse tematiche del mondo startup. Diciamo che è stato un anno, quello anche soprattutto del 2020, molto particolare e molto sfidante per quanto riguarda Sprint Lab, perché abbiamo dovuto in pochissimo tempo tradurre tutti quegli eventi di formazione che noi abbiamo sempre fatto negli ultimi 3 anni offline in online. È stato sfidante, è stata un'avventura, però ha avuto davvero grandissimo successo. Calcolate che nel 2020 abbiamo avuto oltre 2000 partecipanti ai nostri eventi da tutta Italia, giovanissimi, quindi parliamo di ragazzi dai 18 fino ai 30 anni, hanno partecipato a diverse competizioni che abbiamo tenuto online come Hackathon e Startup Weekend Bari ed è stato veramente un successo. Infatti, dato quello che abbiamo imparato nel 2020, abbiamo deciso nel 2021 e anche per gli anni a venire di lasciare questa struttura un po' ibrida. A Barletta presentate le proposte da sottoporre alla politica per lo sviluppo del territorio in vista dei nuovi fondi europei in arrivo.
Presenta le proprie proposte alla politica in vista dell'arrivo dei fondi Next Generation, il PES-BAT, partenariato che vede insieme tutte le associazioni di categoria e le sigle sindacali del territorio. L'obiettivo di qui al 2030 è quello di avviare politiche serie di sviluppo finalizzate a rilanciare una provincia da sempre Cenerentola. Il PES Canela è costituito nella BAT rispetto alle altre province della regione Puglia, quindi stiamo facendo un lavoro veramente sinergico partendo dalla base, cioè un rapporto forte con le istituzioni locali, quindi con i sindaci, i consiglieri regionali e i parlamentari, affinché si possa essere pronti all'utilizzo e allo sfruttamento, tra virgolette, delle risorse pronte. Questo significa fondi strutturali e fondi europei. Auspichiamoci che una condivisione di merito non sia solo ed esclusivamente per l'utilizzo dei fondi, ma anche dare autorevolezza ad un territorio che fino ad oggi è stato fanalino di coda della Regione Puglia. Diverse le idee e i comparti interessati. Noi abbiamo per esempio, abbiamo tutto il settore agroalimentare da qualificare e valorizzare sui mercati nazionali ed internazionali. Abbiamo il settore manufatturiero che si è specializzato su settori a basso valore aggiunto che oggi non riescono più a garantire in termini complessivi un livello di sviluppo adeguato. Quindi bisogna qualificare questi settori. Penso al tessile, abbigliamento calzaturiero, che è il nostro settore tradizionale, ma anche diversificare il settore manifatturiero verso settori a più alto valore aggiunto. Penso al settore della chimica, della chimica verde, della farmaceutica. Insomma, ci sono settori su cui il territorio può puntare. E poi c'è tutto il tema dei servizi che vanno qualificati a partire dal turismo, che rappresenta una grande miniera per il nostro territorio. Ma è un settore ancora tutto da scoprire. E restiamo nella città della Disfida, dove sale il movimento di protesta contro la realizzazione di un supermercato al fianco del Castello Svevo. Sentiamo. Cresce il movimento di protesta a Barletta per il permesso a costruire ai piedi del Castello Federiciano, qui a pochi passi dal fossato dove si celebrano Disfida e concerti, sorgerà un discount Lidl. Il cantiere ha preso il via da qualche giorno, il sindaco Cannito ha già spiegato che quel suolo è di un privato, dalla sua stessa maggioranza tuona il gruppo di Fratelli d'Italia, sul caso è intervenuto anche un tecnico della materia, l'ingegner Chichi Carpagnano, che lo definisce uno smacco alla storia di Barletta. Nessuno di noi cittadini di Barletta può accettare la realizzazione di un ipermercato, di una struttura così invasiva, sotto le mura del castello, che rappresenta la storia della nostra città, che rappresenta la storia della nostra popolazione, che rappresenta la storia della gente, della marineria della nostra città. Quindi è inaccettabile una violenza al territorio fatta in questa maniera subdola e repentina. Questo intervento non è possibile realizzarlo in quella maniera e nel fossato del castello. Per l'ingegner Carpagnano, inoltre, non mancano alcune leggerezze tecnico-amministrative nel permesso a costruire. Senza entrare nello specifico tecnico, ci sono delle procedure che, a mio modesto parere, non sono state rispettate come si doveva. Per cui anche l'iter burocratico e amministrativo per il rilascio dei permessi di costruire, a mio giudizio, presenta delle significative criticità. Intanto da Legambiente Barletta la denuncia del taglio di alberi nei pressi del luogo in questione. Lavorare al buio rende meno plateale l'abbattimento di diversi alberi e lenisce l'impatto di un'azione inqualificabile. Il commento: in tutto questo chissà cosa avrebbe pensato Federico II di Svevia, se avrebbe concesso o meno il permesso a costruire. E a proposito di bellezze della nostra Puglia, il Covid sta mettendo in ginocchio anche il settore turistico. Per il secondo anno non ci saranno gite e viaggi in Puglia, Pasqua e a Pasquetta. Coldiretti parla di un altro duro colpo, soprattutto per l'agriturismo. A
pochi giorni dall'inizio delle festività si cominciano a fare calcoli sulle perdite che il Covid e la zona rossa inevitabilmente causano. Si può già dire che il virus ha inferto un colpo durissimo per gli agriturismi, con la perdita secca già subita nel 2020 dalle masserie della Puglia, che hanno praticamente azzerato gli arrivi di turisti stranieri e annullato le prenotazioni di italiani sempre nel 2020. E con le nuove restrizioni sono andati in fumo anche gli appuntamenti attesi di primavera, con Pasqua e Pasquetta in lockdown. Ad affermarlo il presidente di Coldiretti Puglia, Savino Muraglia, sottolineando l'assenza di stranieri in vacanza in Puglia che grava sull'ospitalità turistica nelle mete più gettonate, che risentono notevolmente della loro mancanza, anche perché turisti dall'estero, da paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna o la Cina, hanno tradizionalmente un'elevata capacità di spesa, ma che adesso sono anche quelli che stanno procedendo velocemente nella campagna di vaccinazione. La Puglia è fortemente dipendente dall'estero per il flusso turistico, con ben 1,5 milioni di arrivi dall'estero di viaggiatori stranieri e 3 milioni di pernottamenti internazionali che la scorsa estate hanno dovuto rinunciare a venire in Puglia per effetto delle limitazioni e alle preoccupazioni per la diffusione del contagio, aggiunge Filippo Di Miccolis Angelini, presidente di Nostra Puglia, associazione agrituristica di Coldiretti. La mancanza di vacanzieri si trasferisce a valanga sull'insieme dell'economia per il crollo delle spese per alloggio, alimentazione, trasporti, divertimenti, shopping e souvenir. Più sicurezza nei parchi di Bari. Installate le prime telecamere all'interno del Parco Giovanni Paolo II nel quartiere San Paolo. Sono state installate le prime telecamere all'interno del Parco Giovanni Paolo II nel quartiere San Paolo di Bari. Si tratta della prima tranche di dispositivi elettronici che compone l'impianto di videosorveglianza dell'area verde, con ulteriori 20 dispositivi che saranno montati mediante la procedura di accordo quadro in fase di approvazione da parte della Giunta Comunale. Questo intervento rientra nel più ampio progetto di manutenzione e miglioramento degli spazi pubblici cittadini, che ha previsto lavori su tre grandi aree verdi: il Parco 2 Giugno, la Pineta San Francesco e il Parco Giovanni Paolo II. In quest'ultimo, dove sono ancora in corso i lavori, sono stati installati 75 nuovi corpi illuminanti a potenza differenziata in base alla zona e le prime telecamere finanziate dalle somme rivenienti dai ribassi e della gara espletata per i lavori di illuminazione. I lavori complessivi termineranno entro il mese di maggio. Le prime telecamere sono state già collegate alla sala operativa della Polizia Locale e presto saranno installate altri 20 con i fondi dell'accordo quadro, così da avere una visuale completa in questo spazio verde a disposizione dei cittadini. Un restauro in rosa per dare nuova vita al salone trecentesco di Palazzo Fizzarotti a Bari. Il risultato della rinnovata sinergia tra Università degli Studi di Bari e Fondazione Heart. Ci tengo a dire che per me, quando è arrivata la notizia, a distanza ovviamente poi di quasi 10 anni, quando è arrivata la notizia che avremmo lavorato in Palazzo Fizzarotti, devo dire che il friccico l'ho sentito. 2 anni di impegno per le giovani restauratrici dell'Università di Bari per dare nuova linfa al pavimento del salone trecentesco di Palazzo Fizzarotti a Bari. A supportare l'operazione la Fondazione Heart, che da anni supporta le attività dell'Ateneo del capoluogo attraverso il programma di tirocinio che nel 2019 aveva restituito al pubblico il salone rosa e ora prosegue con il pregevole pavimento imbattuto veneziano della sala trecentesca, impreziosito da inserti in mosaico composto da tessere auree e marmette alla veneziana. I lavori di restauro, iniziati nel novembre del 2019, sono stati lunghi, complessi e spesso spunto di innovazioni e sperimentazioni. Una vera e propria palestra formativa, dunque, che ha visto coinvolte le studentesse del quinto anno 2019-2020 e del 2020-2021, seguite dalle docenti restauratrici Tiziana De Lillo ed Elisabetta Betta Longo. Un'avventura che non si conclude qui e che va a rimarcare l'impegno della Fondazione Heart ad innescare nuovi processi di sviluppo economici, sociali e culturali attraverso la formazione, l'innovazione e la produzione culturale. Un impegno ora consolidato con un accordo quadro con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e rafforzata da una rete partner nazionali ed internazionali in continua ascesa.
In questa fase sto procedendo ad integrare questa grande mancanza presente nella decorazione del pavimento, innanzitutto stendendo una matta a base cementizia leggermente pigmentata con degli ossidi, e in seguito andrò ad applicare queste tessere appositamente realizzate con della resina e della foglia d'oro. Se le persone non possono venire al campo per ammirare la bellezza, sarà il campo ad andare da loro. Queste le parole del giovane agricoltore foggiano Giuseppe Savino in occasione della donazione di 700 tulipani all'ospedale Luinetti di Foggia. La bellezza viene a donare stupore. Il mio sogno era donare stupore al nostro territorio, ma in questo momento il campo è chiuso. E quindi se le persone non possono andare nel campo, ecco, facciamo muovere il campo e lo facciamo arrivare laddove le persone comunque non sarebbero potute venire. Un bellissimo sole di primavera e 700 brillanti tulipani hanno illuminato il Policlinico Riuniti di Foggia in occasione della donazione per gli operatori sanitari e i pazienti dell'ospedale voluta da Giuseppe Savino, ideatore del primo hub rurale pugliese WhatsApp. Iniziativa Tulipani Sospesi è di fatto un crowdfunding organizzato dal giovane agricoltore foggiano per donare un sorriso in questo particolare momento segnato da tanta paura e sofferenza. Sono stati donati 5.000 tulipani, siamo a metà della raccolta, da circa 500 persone sulla piattaforma GoFundMe. Ad affiancarlo tante altre realtà di volontariato e solidarietà, quali l'Associazione Cuore di Foggia del Clown Dottori, i ragazzi di Casa Sankara e l'Associazione Andos Foggia. Anche Andos c'è in questo appuntamento molto bello, questa iniziativa molto bella, e nel donare alle sue donne, l'Andos si occupa delle donne operate al seno. E quando c'è da sorridere, bravissima, l'Andos c'è sempre. Il vostro sorriso è sempre presente. Sì, noi cerchiamo di contagiare tutti e in qualche modo cerchiamo di arrivare, non soltanto col naso rosso, ma in questa volta uniamo naso rosso e il tulipano, che è un simbolo bellissimo. È un momento molto importante perché la natura non sente la malattia, però lo possiamo usare per dare anche speranza a quelli che lo vivono. E prima di chiudere, una notizia dell'ultima ora. Il GIP del Tribunale di Bari, Angelo Salerno, ha disposto gli arresti domiciliari per il 31enne Ismail Mahmed, pregiudicato di nazionalità egiziana, in carcere da sabato per sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della compagna convivente incinta, una studentessa universitaria 21enne della provincia di Bari, e porto abusivo di un coltello. All'esito dell'udienza di convalida dell'arresto, eseguito in flagranza dalla polizia di Bari dopo aver scoperto e salvato la ragazza segregata, il giudice ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Ed è tutto per l'informazione provinciale. Arrivederci.